l'individualità e l'ego andranno gradatamente a sparire. Quindi questo è Zeitgeist Italia, non Zeitgeist Federico. Non è Zeitgeist Daniele, non è Zeitgeist di qualcun altro. È Zeitgeist Italia perché siamo un movimento italiano, ma siamo parte del movimento internazionale. Ed è, da quello che conosco io, l'unico movimento che ho visto in vita mia che parte veramente, veramente dalla gente. Perché tutti i movimenti che si definiscono cosiddetti grassroots, quelli che provengono dal basso, hanno sempre un'istituzione più grande, o un politico, o un comico, o una grande associazione no profit che ha comunque milioni di euro di finanziamento e una storia decennale, qualcuno dietro. Noi siamo veramente l'esempio di come un'idea e un procedimento, che sono la sostenibilità ambientale e la migliore vita per tutti, con il procedimento scientifico, si può materializzare veramente dal basso. Quindi Zeitgeist Italia non sono io, siamo tutti noi. E quindi questo cosa richiede? Richiede attivazione. Secondo me questo movimento, per quanto sia focalizzato sul metodo e sull'approccio scientifico, ha tanta umanità, molta più di quanto si riempiono la bocca i cosiddetti religiosi, umanisti. Cioè, in realtà la scienza non è fredda e distaccata come molti pensano. La scienza è molto umana ed è molto emotiva ed è quello che ci salverà di fatto. Perché se si applica veramente il metodo scientifico, tutte le persone stanno meglio. Il metodo scientifico vuol dire anche studiare antropologia, vuol dire anche studiare cos'è la mente umana. Non è solamente costruire ponti. E soprattutto le incomprensioni di quello che il grande pubblico ha sulla scienza generano moltissimi dei problemi.